Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal sottotitolo, vedrete la mia prima reazione a ciò che ha comprato mio marito su Temu. Quindi li andremo a scoprire insieme, per me sarà la prima reaction come anche per voi. Vi devo dire che sia per me che per mio marito, comunque sia, questa è la prima volta che guarderemo per la prima volta il materiale, se sarà buono o meno. Quindi io vi direi in primis, mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanella e mettete like. E poi vi mando la sigla. E ritorniamo per spacchettare. Allora, io come sempre per adesso una nuova postazione per non smontare sempre tutto il soggiorno. Apriamo il pacchettone insieme. Iniziamo da questo aggeggio che arriva aperto. Praticamente è un facilitatore per smuovere sia la lavatrice, Frigoriferi, tutto quello che c'è di frigoriferi. pesante. Sì. Quindi molto utile. Noi l'abbiamo preso col colore rosso perché normalmente ci sono tre colori, c'è col rosso, col giallo e col blu. E questo qua, Viene a costare 13,29 € scontato, perché normalmente è 16,49 €. poi passiamo a Vuoi sapere che cos'è? Quello queste cose. è un set di riparazioni gomme per auto. Infatti, in questo video ci sarà anche come sottofondo il mio marito, perché mi aiuterà a capire determinate cose, perché io non le capisco, e a leggere anche i prezzi dei vari acquisti che lui stesso ha fatto, perché per me è una prima reaction e io non avrei neanche saputo cosa siano. Anche se dice l'intelligenza sta nel DNA, di regola, se avrei guardato il retro di questa confezione, mi sarei accorta che erano per le gomme, però. Comunque questo ha un prezzo di 3,14 € anziché 6,99 €. Poi mio marito ha preso questi tappi. Sì, questi sono i tappi per le gomme delle macchine. Tappi fosforescenti Quindi o dovrebbero fluorescenti. illuminarsi al buio. Cioè, mentre si cammina, forma il cerchio. Che carini. Li ha presi una volta in verde e una in blu, quindi Sono 8 pezzi per ogni pacco è costato 1,18 € anziché 5,99 €. poi temo una cosa di positivo che ha, come lo ha anche Shine, che le cose costano poco, quindi ti invogliano ancora di più a comprare tutto quello che vedi. Poi qui vedo, Quelli li ho comprati per Lunetta. infatti lui ne ha fatto Sono dei spermaglietti. Sì, ora aspetta che magari ne faccio uno o due. Magari se il treno passa. Ha voluto comprare il mio marito per Luna 4 fermagli, quindi due roselli e due, no, uno rosello, uno lilla e due rossi a forma di coroncina. Ognuno è costato 79 centesimi e sono in 5 colori, anche se io ho preso solo 3 colori. Sì, perché poi ne hai presi due rossi, Sì, uno lilla e gli uno. altri due colori non mi piacevano e non mi ricordo neanche Poi, questo penso che l'ha preso per me. come li ho visti. Sì.
Vedi che hai capito che cos'è? Questo è un massaggiatore per la cute. Nonché. Ah, il dito! È in silicone. Non dovrebbe strappare via i capelli, ma dovrebbe, tipo se c'è forfora, aiutare a togliere la forfora. Carino. Questo ha un prezzo di 1,47 euro. Poi mio marito mi ha sentito lamentare spesso e volentieri che avevo bisogno dei angoliere per tavolo fatti in silicone, perché se capita che vengono i nipoti a casa o qualsiasi altro bambino che ha altezza del tavolo, se potrebbe capitare che ops, ci va a finire con la faccia, con la testa o con qualsiasi parte del corpo, dovrebbe attutire e non fargli male. Quindi sono 8 pezzi in un bacco per, l'abbiamo preso 2,48 euro. Poi qui vedo due pacchi. Sì, sono in tutto 4, solo che l'hanno mandate tutti separati. Quindi invece di mandarli 4 insieme, oppure? Sono. No, forse ce n'è 4 per ognuno. Sì, sto per guardare, però sono delle scarpette per Luna, per adesso che magari c'è pioggia o c'è la neve, per evitare che magari si fa stare come un Cristo. Guarda se ce n'è 4, perché se ce n'è 4 temo. Sì, allora ho fatto 2 prenotazioni per avere nel caso il cambio. Quindi abbiamo un pacchetto da 4 e un altro pacchetto. E un altro pacchettino da 4. Questi qua li rimetto di nuovo nel. Io ho preso una taglia L. Un attimo, mi vado a guardare per essere sicuro. Sì, qua c'è scritto numero 5 L. Sì, è una taglia L, ma sono con gli elastici, quindi si può stringere fino a quando al cane gli stanno bene e non gli facciamo male le zampe. Noi molto pesce, molto attenti. Poi mio marito mi ha preso dei mini collini, quindi ce n'è 2 che servono. Quando vi serve aprire e dividere l'uovo, quindi dividere il tuorlo dall'albume bianco, c'è questo aggeggio che vi viene in aiuto ed ha il costo di, un attimo che guardiamo che il cellulare si è spento, cioè se ne è andato in stand by. Allora, questo ognuno costa 89 centesimi e ne ho preso 2 per evitare di rimanere senza. Oh, questo qua ti sei dimenticato che sono 2. Mio marito ne ha presi 2. E poi io l'altra volta sono stata al DM e me ne sono preso uno pure io. Quindi adesso ne hai 3. Ne ho 3 e prima ne avevo 0. Nel caso l'altro lo uso io. Ah, tu lo vuoi usare pure? Cosa ti devi massaggiare? La testa, perché da me non ci sono capelli, quindi. Cosa ti devi massaggiare? Poi una cosa che io ho sempre voluto. Come una bambina. Come una bambina felice. Una gazzella che corre nel prato. Io ho sempre detto compralo, lo voglio, non l'ha mai fatto. E adesso me l'ha regalato. Che cosa stiamo parlando? È una pistola sparabolle. Pistola sparabolle di sapore. Sì, ma è così ben chiuso che fino a quando non lo usiamo non lo vuoi aprire. Faglielo vedere solo così. Qui c'è dove mettere comunque sia il liquido, quindi una piccola ciotolina, e questa è la pistola dove spara bolle. Spara tantissime bolle. Il prezzo 2,69 euro. E a quanto ho capito, a parte che mi sono accorta adesso che comunque sia va a batterie, dovrebbe sparare bolle colorate. Perché per come lo fanno vedere nella foto, sì, ci sono spara bolle colorate. Però le bolle colorate penso che si vedranno al buio. Non lo so. È da provare, quindi fatemi sapere se qualcuno l'ha già comprato. Se qualcuno l'ha già comprato, se qualcuno l'ha già utilizzato. E
Fatemi anche sapere sotto i commenti se vorreste che lo provassimo insieme. Perché se è così, aspettiamo a loro e lo apriamo insieme a loro. Va bene. Il costo? Aspetta un attimo. Allora, il costo con lo sconto 2,69 euro. Quindi pochissimo. Io di regola ne avrei presi due, uno blu e uno rosello. Però mi No, metto blu pure non c'era, questo. c'era solo questo colore al Ah momento. sì? Sì. Ah, nel Sushan c'è pure blu. Vabbè, ma su Shine costa anche Però di qui più. È siamo su Temu. Comunque, poi... arrivato tutto aperto? Eh sì, il pacco è arrivato così. Bene. Spero che ci sia tutto al suo interno. Comunque sia... Se lo apri, ti dico se c'è tutto. Mio marito si è voluto prendere un... Tagliacapelli. Sì, non c'è niente. Un tagliacapelli 1, 2, 3, 4. molto bello, fatto in questo modo, il manico. Questo è dove comunque sia... Sì, manca il pennellino Si deve per peli, vabbè, pennellina alla fin togliere i fine, peli. vabbè. Ma tanto ce l'ho dell'altro Sì, vabbè, hai tanti rasoio, altri quindi rasoi, quindi non è un problemi non ce problema. n'è. Arriva questo, arriva il Ci sono quattro adattatore adattatori con le varie lunghezze per tagliare. e poi il cavo USB perché si ricarica. Per un prezzo di 4,94 euro. Parliamo sempre di prezzi scontati. Questo è un Vintage T9, per chi lo volesse sapere o comunque sia comprare. Io gli rimetto tutto alla ben meglio nella confezione, anche se è arrivata tutta smontata, perché sia Shein che comunque sia anche Temu, sto vedendo, si devono imparare a montare le cose dentro un pacco Ben tutto chiuso, ben chiuso, e per evitare sigillato. che comunque sia o si perdono, mi sembrava di che è caduto qualcosa, o si perde qualcosa o si rompe qualcosa, però tralasciando, dice per quello che paghi, dice che vuoi. Mio marito ha voluto prendere un car vacuum clean. Non sai che cos'è. Che ora apriamo e lo scopriamo insieme, Io so che soltanto cos'è. che il mio dito è scassato, dammi per favore quella penna così almeno. Comunque Ecco. vi spiego subito cos'è. È un mini aspirapolvere. Portatile. Per poter aspirare la sporcizia che c'è all'interno della macchina quando c'è. Ma noi, avendo giustamente una cagnolina, Ma anche senza cagnolino. di conseguenza i peletti ci sono sempre, anche se non sono tanti. Poi io ho una cagnolina più grande che si chiama Francesca, che ne perde più del cane. Comprendo. Allora, al suo interno abbiamo, se non faccio cadere tutto, Cadere, allora, no, cadere, se cadere. non faccio cadere tutto, abbiamo questo piccolo L'adattatore per l'aspirapolvere. adattatore piccolino, col beccuccio piccolino. Abbiamo una specie di pennellino, Togli, sì, certo, per il viso. poi la piccola pistola. La piccola aspirapolvere. Oh, è mignon. Fagli vedere l'adattatore che si ricarica con l'accendisigari. Quindi lo mettete dentro la macchina. Anche perché comunque il filo è bello lungo, è Sì. intorno ai 3 metri di lunghezza, se non Qui c'è un sbaglio. pulsante e poi dovrebbe con Funzionare, gli quindi questo è da adattatori. provare. Aspettate, magari non lo rompo. Come ti apri? Momento. Come ti metti? Penso che sia già così, è già messo. Sì. Andiamo all'ultimo. No, aspetta, ui.
Allora, abbiamo l'ultimo, una cosa che a mia moglie piaceva da molto tempo, però ma sinceramente caro. I prezzi sono alle stelle e non gliel'ho mai comprato. Ora, vedendo comunque Temu e vedendo che comunque il prezzo era accessibile, so che giustamente sono cineserie, però ho provato. Noi ce li facciamo andare bene fino a quando funzionano. Ancora è da provare, quindi non sappiamo se funziona o meno. Infatti, magari mentre che parliamo e vi spieghiamo un pochettino tutto, vi faremo anche vedere l'oggetto in questione al lavoro. E noi stiamo parlando di questo aspirapolvere robot. Molto bello. 2800 watt. Certo, non so se questo è sia per aspirare e sia per lavare. Se non sbaglio è solo per aspirare. Perché io avrei molto voluto... Scusami che ti interrompo. Due in uno. Poco fa non abbiamo detto il prezzo del mini aspirapolvere. Oh, scusate. Mini aspirapolvere. Mini aspirapolvere, il prezzo è di 11,57 euro. Ok. E poi, ritornando a questo gioiellino, io le avrei preso sia che lava e sia che aspira, che comunque sia, dopo tutte le donne o comunque sia anche gli uomini che abitano da soli mi capiranno, è un po' pesante ogni giorno fare queste cose dopo il lavoro e avendo comunque ma sia... soprattutto per te che perdi peli. Sì. In quantità, cioè, ragazzi, io l'aspirapolvere la devo passare 2-3 volte al giorno, perché se no, avendo una cagnolina a casa che si mette purtroppo tutto in bocca, si mangia anche i miei capelli. E per evitare che gli fanno male, sono messa obbligata a passarla di continuo. Comunque, questa la vorrei aprire solo per magari vedere il colore all'interno. Cosa ne pensate? Se non sbaglio dovrebbe essere rossa, se non sbaglio. Allora, qui dietro una foto c'è, ma siccome di davanti è bianca... Infatti... Oddio! Non me lo ricordo più. Non più... No, è rossa! Infatti, perché dico... Al suo interno ha... Ah, che okay, al suo interno ha comunque sia... Gli accetti, quelli che si mettono per spolverare. Sì, le spazzoline che si mettono, diciamo, nell'aspirapolvere e un cavo per ricaricarlo, USB. E poi... Mia moglie, anche che cinese, è contenta lo stesso, vedete? Sì, io sono contenta, anche se... Allora, io non l'ho mai toccata, quella che costa cara. Questa sembra un giocattolino. Ha il suo bottoncino che è per bellezza, perché tu non lo puoi neanche premere. Questo materiale si sente che è plastica. Sarà carina? Non lo so. Sarà, mi terremo aggiornati. Sarà valida? Non lo so neanche. Questa cosa sembra che si vuole smontare. È normale che si smonta. Se no, qui praticamente da dove togli la polvere? Avete il accendi e spegni. Qui ci sono le ruote. Qui vanno gli adattatori che girano. E al suo interno troviamo anche un panno. Un panno che non so a cosa serva. Penso che sia il panno per... Lavare? No. Ma non so lavare. No, no, non penso che per lavare. Il panno da mettere al di sotto per quando si va... Non lo so. Vi faremo sapere. Lo scopriremo, magari lo montiamo insieme e il ha telecomando. Il telecomando. Quindi io da seduta di regola gli posso dire vai a destra, vai a sinistra. Poi se capita che non mi piace come pulisce, lo levo e passiamo di nuovo alla spia polvere. Prezzo? Secondo te quanto è costato? Ah, guarda, questa cosa meno di 20 euro? 10? Di più. Di più? Questa cosa in plastica? Comunque, è costata 34,64 euro. Carino. Dicendo da vedere se funziona, perché se non funziona
Facciamo il reso. Reso. E su Temu, una cosa che ho sentito dire, che hai 90 giorni di tempo per fare i resi. Quindi, stop su questa questione. Noi vi salutiamo, vi mandiamo un bacione grande. Grazie come sempre per seguirci e ci vediamo al prossimo video. Ciao!